Ciao a tutti makers, questo è un piccolo quadro elettrico, quello che andrà a alimentare e a gestire il mio laboratorio. Me lo sono preparato adesso, diciamo, su una tavola di legno. Ho deciso di farci un piccolo video. Vi ricordo che qualsiasi intervento o modifica su un impianto elettrico deve essere eseguito dal personale abilitato. Comunque, buona visione. Questa è una scatola per quadri elettrici a 6 posti, che può ospitare fino a 3 moduli da 2. Andiamo a vedere intanto come si installano i moduli. I moduli, vedete, hanno questa parte che va agganciata sopra questa piccola basettina di plastica. Questa basettina di plastica in alcuni quadri può essere anche di alluminio. Quindi va fatta praticamente corrispondere e poi bisogna spingere la parte bassa fino a sentire uno scatto, così. E si può spostare tranquillamente dove volete una volta che l'avete installata. Vediamo adesso come si rimuovono. Vedete, c'è questo piccolo gancettino, questo occhiello di plastica nera. Basta inserirci un cacciavite di piccole dimensioni, fare leva e tirare in giù così. E viene via. Ma per questa configurazione io ho scelto, diciamo, un sistema a 3 moduli. Ora li vado prima a installare. E qui c'è un magnetotermico differenziale da 25 A, un magnetotermico da 16 e un magnetotermico da 10. Vedete, qui c'è la scritta C25, C16, C10. Quando diciamo su questi interruttori dei quadri vedete la scritta C, significa che o si tratta di un magnetotermico o si tratta di un magnetotermico differenziale, perché troverete anche il pulsante T. Quindi non lo potete assolutamente confondere con un differenziale puro. Dove troverete invece accanto al valore della corrente nominale, che in questo caso è 25, la lettera A. Se aprite il vostro quadro, cosa che potete fare chiaramente senza smontare nulla, e andate a vedere che c'è un interruttore come questo, con il pulsante con su scritto T e la lettera C vicino al valore della corrente nominale, che può essere appunto C25, ma può essere anche C40, per esempio, in impianti diciamo più grandi, sicuramente si tratta di un magnetotermico differenziale che, come questo qua, svolge tre funzioni. Vi protegge dai contatti diretti e indiretti, chiaramente anche con l'ausilio del collegamento della messa a terra. Vi protegge dalle sovracorrenti, quindi da un esubero di corrente che passa all'interno di tutto il vostro impianto, e poi chiaramente dai cortocircuiti. Cosa diversa invece per i magnetotermici semplici come questi, che hanno la funzione di proteggere semplicemente dalle sovracorrenti e dai cortocircuiti. Questo mi protegge sovracorrenti e cortocircuiti la linea delle prese, quindi la cosiddetta forza motrice, e questo mi proteggerà dalle sovracorrenti e dai cortocircuiti nella linea delle luci. Quindi è un sistema separato. Qui ci saranno collegati i cavi delle prese elettriche e qui ci saranno collegati invece i cavi della linea luce. Qual è il motivo per mettere un magnetotermico differenziale quando ci sono già due linee che sono protette dai magnetotermici? Prima di tutto per una sicurezza in più, perché qualora uno di questi due non dovesse funzionare, questo comunque svolge la sua funzione di protezione dai cortocircuiti. E poi per quanto riguarda le sovracorrenti, chiaramente limita sempre il passaggio massimo a 25 A. Qui per esempio c'è 16 e 10, sono 26. Qualora mettiamo che uno di questi due, soprattutto questo qui, dovesse non funzionare, quindi non svolgesse più la sua funzione di protezione dalle sovracorrenti, e qui ci passasse una corrente superiore a 16 A, sommata a questa, andrebbe a superare la soglia massima di 25 A, questo interverrebbe staccando la corrente. Quindi diciamo che è una protezione doppia. Ultima cosa, questo magnetotermico differenziale mi fa anche da generale, quindi quando io stacco questo sono sicuro di togliere l'alimentazione a tutto quanto l'impianto. Allora, poi se vi interessa di approfondire un po' il discorso sulle dispersioni di corrente, sui contatti diretti e indiretti, vi metto in alto a destra il link di un video che ho realizzato appositamente. Per quanto riguarda invece la protezione dalle sovracorrenti, questi due interruttori praticamente sono tarati per far passare una certa quantità, diciamo, di ampere. Con una quantità superiore di ampere, l'impianto va in sofferenza, gli isolanti si scaldano e possono prendere fuoco. Ci possono essere cortocircuiti, ci possono essere incendi. Questi sono appunto, servono appunto per staccare quando c'è come dire, un passaggio di corrente, diciamo, in esubero. Perché succede questo? Perché il nostro contatore dell'appartamento, anche un contatore d'appartamento da 3 kW, molti non lo sanno, può erogare per 2 minuti fino a 14.000 watt e per 3 ore fino al 40% in più del contratto che si è
è praticamente sottoscritto, quindi molta più corrente in realtà di quella che noi pensiamo essere disponibile. Mettiamo che sulla linea delle prese di questo magnetotermico da 16A vado a collegare due stufe da 2000 watt, andrò a 4000 watt, l'impianto non è fatto, i cavi non sono fatti per supportare 4000 watt di assorbimento e questo praticamente mi interrompe il passaggio della corrente. La stessa cosa farà questo chiaramente con una soglia ancora più bassa, qui si parla di circa 2200 watt e qui si parla di circa 3500 watt, quindi questa praticamente è la sovraccorrente, perché noi in realtà potremmo prelevare molta corrente, ma questi praticamente ce lo impediscono proprio per preservare e proteggere l'impianto stesso. Chiaramente tutti e tre svolgono anche una protezione contro i cortocircuiti, quindi se c'è un cortocircuito sulla linea prese scatta prima questo e se c'è invece un cortocircuito sulla linea delle luci scatterà prima questo. Questo chiaramente può scattare subito dopo nel caso che uno di questi due non funzioni. Questi sono due spezzoni di cavo da 6 mm e con questi vado a simulare praticamente la corrente che viene dal contatore. Per il collegamento utilizzerò gli appositi puntali, che sono questi gialli, che sono appunto per ospitare cavi da 6 mm di sezione. Per spellare i cavi io utilizzo sempre queste pinze spellafili, quindi prendo il cavo, lo vado a inserire dentro il suo puntale e lo spingo fino a far emergere, vedete, i cavi dall'altra parte, in modo che sono sicuro che siano passati per tutto quanto il puntalino. Poi con l'apposita pinza, anche questa vi metto il link in descrizione, lo vado a stringere intorno al cavo. E la stessa cosa faccio anche con il cavo di fase, questo qui è neutro. A questo punto, secondo le indicazioni che mi vengono date dallo stesso magnetotermico differenziale, metterò il neutro a destra e la fase a sinistra. Neutro a destra e fase a sinistra. La fase è quella di colore nero, il neutro è quello di colore blu. Quindi qui simuliamo che ci sia praticamente la corrente che viene dal contatore, che chiaramente è sempre l'ultima cosa che va collegata. Allora, cosa molto importante, questo tipo di puntali deve essere installato a regola d'arte, ci vuole una pinza professionale che eserciti una stretta davvero perfetta all'interno sopra i cavi, altrimenti si viene a verificare un distaccamento tra i fili all'interno, il puntale e il ganasce del magnetotermico e questo può generare anche dei cortocircuiti, quindi fate molta attenzione quando utilizzate questo genere di puntalini. Dato che qui lo spazio è ristretto e dobbiamo lavorare nella parte bassa, è necessario rimuovere questa placchetta che chiude la parte bassa del quadro. Allora, adesso abbiamo detto che quindi la corrente entra dalla parte alta del magnetotermico differenziale e viene direttamente dal contatore dell'Enel. Questa corrente esce attraverso quattro cavi, due fasi e due neutri. Quindi due fasi li andiamo a collegare qui a sinistra, due neutri li andiamo a collegare qui a destra. La fase e il neutro praticamente salgono, ora questi praticamente vengono uniti, praticamente i cavi vanno qui a destra, salgono e si riconnettono nella parte superiore dei magnetotermici. Quindi una fase e un neutro vanno nella fase del neutro di ogni magnetotermico. Per il collegamento fra il magnetotermico differenziale e i magnetotermici utilizzerò cavi di sezione 4 mm. Perché? Perché 4 mm mi regge fino a 25A, che sono appunto la somma di questi due magnetotermici. Devo configurare l'impianto in modo che ogni punto possa sostenere tranquillamente il massimo della corrente che in quel punto in teoria può passare. Invece quando esco poi dai due magnetotermici posso anche usare dei cavi di sezione inferiore. Qui potrò usare col 16A quelli da sezione da 2,5 mm e qui per la sezione dell'impianto luci quelli da 1,5 mm. Allora, per prendere la misura del cavo che andrò a utilizzare, consideriamo di partire praticamente il neutro, partire da qui, fare una curva e praticamente arrivare nella parte superiore. È bene non, risparmiare il cavo. Cerchiamo di fare delle curve il più morbide possibile, evitando, diciamo, cose di questo genere, perché se noi andiamo a fare delle curve strette come queste, andiamo in qualche modo a mettere in tensione le ganasce dei magnetotermici e questa è una cosa sbagliata perché a lungo andare il cavo si può sfilare. Per il collegamento quindi prendiamo due neutri e li facciamo uscire qui dove c'è scritto N neutro. Questi andranno poi, questi due cavi, a portare il neutro a questi due magnetotermici, chiaramente nell'apposita ganascia. Per fare il collegamento di questi due io andrò a utilizzare un puntale da 10, come questo, che sono quelli di colore rosso, che li ospita
senza problemi, quindi riesce a ospitare, vedete, tranquillamente anche le guaine. Quindi viene un lavoro pulito e soprattutto esteticamente molto molto più piacevole. Inseriamo il puntale facendo attenzione a far entrare bene entrambe le guaine azzurre all'interno della protezione rossa e poi andiamo a crimpare. Chiaramente se c'è una particolare eccedenza del cavolo andiamo un attimino ad accorciare, anche per metterlo in linea con la profondità della ganascia del nostro magnetotermico differenziale. Andiamo a inserire nella ganascia di destra, andiamo ad allargare chiaramente il morsetto e poi andiamo a stringere. Stringiamo accuratamente, controlliamo chiaramente che non si sfili nulla. Allora, qui a questo punto si gira il cavo tutto intorno, cercando di fare meno arrosti possibili con questo cavo, magari aiutandosi con qualche fascettina di queste piccole per tenerli un attimo più ordinati. E poi, come ho detto, bisogna cercare di fare una curva almeno di questo tipo, in modo che non ci sia assolutamente tensione. Quindi qui me li posso andare a tagliare. Per questi cavi da 4 mm chiaramente ci sono i puntali da 4 mm, che sono questi di colore grigio. E ora andiamo a fare la stessa cosa con la fase. Prendiamo sempre la stessa misura in modo da fare più o meno la dimensione dei cavi simile. Stessa cosa vado a fare per la fase, vado a stringere e mi porto i cavi nella parte superiore, dove andrò poi ad effettuare il collegamento. Allora, per oggi ci fermiamo qua, la prossima volta vediamo come si fa il collegamento da magnetotermico per alimentare una piccola scatola di derivazione magari esterna che va a varie prese sciuco e la stessa cosa per alimentare vari punti luce all'interno del vostro laboratorio o del vostro garage.
Questo video termina qui, ci vediamo la settimana prossima per il completamento, diciamo, di questo progetto di piccolo impianto elettrico. E mi raccomando, iscriviti, non dimenticare di attivare le campanelle, così puoi essere avvisato ogni settimana dei nuovi video che andrò a caricare. Saluto da Fabio, l'aspirante falegname. Ciao!